Alessandra Mastronardi è una donna molto romantica. In una intervista rilasciata a Two Style, l'attrice reduce dal grande successo della seconda stagione di Master of None, la serie Netflix con Aziz Ansari, ha ammesso di essersi emozionata quando ha visto in televisione la proposta di matrimonio che Fedez ha fatto a Chiara Ferragni all'Arena di Verona. Lei è fidanzata con l'attore Liam Mahon ed è per lui che ha deciso di trasferirsi nel Regno Unito. Vi vorrei che si mettesse in ginocchio davanti a me e mi porgesse l'anello. Un po' di romanticismo, via. E sul gesto di Fedez. L'ho visto e ci ho speso qualche lacrima. Ma certo non pretendo 12.000 testimoni a quel momento. Poi parla del suo compagno che le ha fatto un regalo davvero inaspettato. Qualche settimana fa l'avevo pregato di accompagnarmi a Parigi per un impegno di lavoro, ma proprio non poteva. Mi ha messo un biglietto in borsa con un pezzo di cioccolata. Non era un brillocco, ma mi ha commosso il gesto inaspettato. In fondo noi donne veniamo via con poco. Nata a Napoli con il nome di Alessandra Carina Mastronardi, l'attrice oggi 31enne si è imposta all'attenzione del grande pubblico grazie al ruolo di Eva Cudicini nella serie TV italiana I Cesaroni e per quello di Alice Allevi nella Lieva. Tra i ruoli più significativi, ricordiamo quello per Woody Allen nel film The Wrong Love. Chi se ne frega.